Oggi parliamo del tonico, un prodotto che nella cosmesi coreana è molto diverso da quello a cui siamo abituati nella cosmesi occidentale, che ci propone prodotti che rifiniscono la pulizia, che riequilibrano il pH e che spesso sono astringenti e contengono alcol. Il tonico alla coreana è un prodotto molto diverso, è un prodotto idratante che viene proposto come skin, come serum e anche in formulazione spray, ossia le famosissime mist. Arriva al quarto step della Korean Routine, quindi dopo la doppia pulizia e l'esfoliazione, quando possiamo immaginare la pelle come una spugna molto asciutta, che quindi ha bisogno di essere idratata gradualmente. Qui le texture leggere, molto liquide del tonico giocano le loro migliori carte perché iniziano gradualmente a bagnare la famosa spugna, facendo in modo che la pelle sia pronta a ricevere tutti gli attivi dello step 5, ossia della Essence. Poi si prosegue con le ampoule e con i sieri di trattamento specifici fino ad arrivare allo step 9, che è quello della crema, che nella cosmesi coreana proprio rifinisce tutti gli step, della skincare precedentemente applicati ed è sostanzialmente un punto di arrivo e non di partenza. Il punto di partenza dell'idratazione è proprio il tonico, un prodotto che è talmente idratante che si presta anche al famoso Seven Skin Method, l'applicazione per 7 volte del toner per un trattamento super idratante. Come si applica il tonico coreano? Vi farò vedere come si applica facendo la prova con il Sidafodil Aqua Toner di Aromatica, che è un prodotto che a me piace molto. Per innanzitutto il suo sentore leggermente agrumato e molto delicato, e poi perché è un prodotto molto versatile, adatto per pelle sensibile, per la sua capacità di lenire i rossori, adatto alla pelle grassa, per la sua capacità di ristabilire lo strato etolipidico ed è particolarmente adatto per la pelle che vive in città, per la sua funzione antiossidante e per la sua capacità di proteggere la pelle dall'aggressione degli agenti inquinanti atmosferici. Per cui con questo fantastico prodotto, con questo fantastico toner, vi faccio vedere come si applica il tonico coreano utilizzando le mani, la cosa più delicata che abbiamo, e picchiettandolo sul viso. Ha un profumo agrumato assolutamente piacevole. Attraverso questa applicazione, che cosa si evita? L'azione abrasiva del dischetto di cotone, di disperdere prodotto e soprattutto di poter picchiettare questo gesto che ha lo scopo di favorire la microcircolazione e l'assorbimento del prodotto. Vi ricordo nell'assortimento di Decay Beauty lo Snail Be Eye Content Skin, tonico con bava di lumaca e veleno di ape, l'aloe bar skin toner con l'acido salicilico che ha inoltre una piccola funzione esfoliante e i nostri due tonici più idratanti, il toner deep rich di Wamisa e il Rosablus Raffaele Serum di Aromatica. Alla prossima!